È in ritardo? Sono nemmeno 5 minuti. Ma poi da che palpito? Si è comportata come una irresponsabile. Se lo dice Fonzi? Sveglia, dobbiamo andare! Il ripostiglio delle scope è da quella parte lì. Amo, non te lo posso pagare affitto, però se vuoi ti faccio le unghie. Quindi qui si usa origliare la propria madre superiore e il proprio vescovo? Mm? Qui origliamo tutti noi, non facciamo distinzioni. Quindi sei vestita così perché hai fatto l'esame al conservatorio e poi ti hanno menato. Ma io sei grande! Grande al casco! Ora e lavoro. Ora. Sono le 6 del mattino. Ha fatto Zack? Il bad boy. Imprevedibile. Possiamo almeno cambiare mano? Sta facendo la schiumetta. Suor Teresa Monachini. Giovanissima, già una grandissima esegeta. Hai capito, Elisabetta, moglie perfetta. Aiuto! Ferma, no, ti aiuto io. Andiamo a un concerto rock oggi? Secondo lei perché Azzurra mi manda la foto di una maga? Azzurro Leonardi c'ha sempre ragione. Forse perché sei lento. Ma perché sei nel bagno delle donne? Sei un maniaco. Ma guarda che sei tu che sei nel bagno degli uomini. Fa che se ne vada presto. Vuoi un tè? Oppure preferisci un me? Fa che me ne vada presto. Questo è molto meglio della Chanel Care. E ne dici di questo per le bomboniere? Un cornetto. Oddio, scusa. Perdonala, perché non sa cosa dice. Stufato di cervo. Ma mica il tappetino del bagno. Qualis mater, talis filis. Perché parli spagnolo? Al latino. Ti perdi tutto questo. È matto. Cioè, è matto. A proposito, tranquillità si scrive con la Q, non con la C. Sono la tua coscienza, la mia coscienza. Ehi, ehi, quella è la mia camicia. Sembrava una tovaglia con tutti questi quadretti. E la mia coscienza perché ha le sue sembianze e non quelle di Bradshaw, Coco Chanel. Una manica! Signore, ti ringraziamo per il cibo che ci hai procurato. Magari mandacelo. Un uomo dà una botta e via. Nel senso che hai preso una botta in testa e via negli anni 60. Bravo! Anche bravissimo! No. Dio è grande e amo anche boomer, capito? Via a festeggiare a casa mia a far baldoria. Noi bad boy. Bad boy? Che boomer! Baldoria non si può sentire come parli. Con chi stai parlando? Con una mia vecchia conoscenza. Mi devi dare una piotta. Ho capito. La piotta. La coscienza non invecchia mai. Tu stai chiedendo a me come parlo? Zanzare. Che sei una coatta. A me. Coatta a chi? Ma guarda sto boomer. Bugiarda. Zitta. Io non la sopporto più. A chi lo dici? Ce l'hai con me? No. Ce l'ho con me. Sì. Sì, vado a recitare Vespri zitta, in silenzio, da sola con me stessa. Tire la sveglia. Nel frattempo l'umidità mi ha fatto perdere la voce. E poi il piccione. Io non adesco le ragazzine nei bagni pubblici. Ma Totti, che c'entra? E il capitano c'entra sempre. No, non mi trattenga, suora, non mi trattenga. Vero duro proprio. È fastidiosa. Rigida. Nuda. Tirchia. Nuda sorpresa. È entrato un piccione in stanza e ha fatto quello che doveva fare sul mio vestito. L'ha cercato allora di pulirlo. Ti è inchiappata? Anche me no. Sì? Amo, prossima volta un libro più allegro? Ma poteva dirlo prima, no?